Spero di convincere il commendator Ferrari a fare una vettura GT stradale con motore centrale, cosa che lui non voleva in assoluto. Cioè, in tutti i libri lui diceva i cavalli sono davanti al carretto, che tra l'altro, come io ritengo di sottolineare, non è neanche una cosa precisa, perché i cavalli davanti al carretto vuol dire avere la trazione anteriore, non è una questione solo di motore. E qui avevamo l'ISO all'epoca abbastanza. Comunque, lui non voleva. Allora, I'm sorry. Ah, non fermo più. The idea was born for between Ferrari and Pininfarina to have the rear engine class. And so Ferrari, Enzo Ferrari, always talked about having the horse before the carriage. They used to laugh behind his back because of this. To them, it was like a front-engine car rather than a rear-engine car. So they used to take the mickey out of it for this. Yes, but the idea, sorry, was born through very few, a few group of people, few technicians from Ferrari and few technicians from Pininfarina. Just a bandit, a group of Una specie di setta segreta. There's a secret society. Exactly. Allora, una persona di cui non ricordo, ebbe l'idea di fare questo prototipo sfruttando il nome Dino invece che Ferrari. Okay, so someone who can't remember the exact person wanted to use the name Dino instead of Ferrari. To solve the problem. Dino era un nome già noto perché c'era la 206S, la SP, la Formula 2, quindi era un nome già nel contesto di Ferrari, però non col cavallino. Allora l'idea era, se cominciamo da quel marchio lì, magari riusciamo a convincere il commendatore a fare una vettura GT stradale con motore. So the name Dino was already known because of the race cars, the Dino SDs and so on. So they thought if we use this name, at least we might be able to try and convince him of this project because the name is already Finalmente si comincia, ci viene dato il disegno del telaio da corsa, Dino 206S, e Brovarone, che è uno dei della generazione precedente, la mia, famoso presentatore di Ferrari, comincia a disegnare questo oggetto. Okay, the chassis was from the 206S or SP. Yes, as a chassis the same. Okay, so the problem only started from that chassis, those dimensions, notably this and started to design the actual bodywork of the actual car. Il mio contributo in quel momento più da ingegnere, e io controllavo la Dino Parigi, questa è sempre una piccola sigla, che i regolamenti sportivi di questo nuovo progetto fossero rispettati. Contribution to this project was to make sure the dimensions car respected the racing, the course, no? GT Racing. Okay, so GT Race Car rules. Group 4. Group 4 So, the original sketch program was this. Okay, original program sketch. Very fascinating, original, but with a big fault. The front end. Too much Ferrari, a part del Camerino, but this kind of aesthetic was judged too much Ferrari. Sì, no, Continua. Continua.
di noi di Farina fu giudicata troppo Ferrari. Commendatore, non vuole una Ferrari al motore centrale, però gli andiamo a fare. Allora la mia idea, infatti il libro Varone scrisse LF, fu quella di quei fari lì con il plexiglass, che è sempre stata una mia vecchia mania, perché a me piaceva andare forte in macchina, soprattutto di notte, e non capivo perché, essendo la strada piatta, bisognasse illuminarla con dei tondi che facevano delle macchie così. Allora la mia ideale è mettere tanti tondi per avere una bella luce piatta. Change the Ferrari front end to make it different. So he added the plexiglass front with the spotlights, because the idea came from when he used to like to drive fast, especially at night time. He couldn't understand why cars only had two headlights that illuminated only part of the road. So he wanted to put lights all across the front to illuminate everything. So to go as fast as possible. Il progetto fu approvato di Farina con quell'estetica anteriore e fu presentato al Salone di Parigi del 65. Ok, so this project was presented at the Paris Motor Show in 65. Successo enorme, anche se trattandosi di un veicolo tendenzialmente sportivo, forse troppo, era bassissimo, e Jim Clark, noto di Formula 1, era allo stand e non riusciva a entrare e a uscire. Abbiamo Ok, so it was a big success, but it was so low that Jim Clark couldn't get in and out, Mi scusi, dottor, per la scena del dottor, è quello che c'era il automobile a testa? Sì, che da anni al museo di Le Mans. Sì, è un rosso scuro. Sì, un rosso scuro. Sembra un modellino. Sì, ecco, è quella macchina. C'ho inciampato dentro. È a questa altezza qua. È molto bello, e c'ha davanti. Sì, però inusabile, cioè. Questa parte anteriore che avevo suggerito io è affascinante, ma non era omologabile. La macchina era così, ce l'hai, era da corsa. Era un po' un buttare un seme. Ok, yeah, it was impractical, but it was a design idea thrown out. Successo travolgente, al punto che il commendator Ferrari pensò, dice, ma invece che usare un telaio da corsa, facciamo un telaio da gran turismo e vediamo cosa salta fuori. Però sempre con la disposizione del motore longitudinale, north-south, come in quella da corsa. Ok. So it was such a success that Ferrari himself said, well, let's see what happens if we use a GT body instead of the chassis from the GT instead of the SP chassis, but still using a longitudinal engine instead of like a race car instead of the sideways engine, a transverse. Questa è la sezione longitudinale del motore del cambio, per cui ipotizzando un po' di bagagli la coda veniva tutto molto lunga. So yeah, this is the sideways view of the engine and how it fits in the back of the car. The back was quite long. Il mio tipo di contributo all'epoca era anche derivante sempre dalla mia conoscenza da ingegnere, e suggerì un tipo particolare di riscaldamento, ventilazione, perché il problema delle vetture a motore centrale era quella del caldo, l'abitacolo, il motore qua, il sedile qua, quindi aspettava di risolvere questo. Non avete risolto questo problema? Perché riportiamo tutti, tra l'altro, le fraventi
la settimana prossima qui. Perché non hanno voluto fare come volevo io, costava di più, l'hanno fatto più da poveretti. Ah. E la cosa si è risolta come? Con la FIMIT che ha inventato un materiale isolante molto forte, però pesante. Così gira la vita. The main contributor, one of the contributions to this car was the design, this heating and cooling and air conditioning system for the car, because the main problem with the mid-engine cars is the heat. You have the engine right behind the driver's seat, and therefore obviously gets hot in the car. But they didn't take up any full design. They did something that was a bit cheaper, and obviously it didn't work quite well. Comunque nasce il secondo prototipo, quello è il primo, nasce il secondo prototipo fatto, disegnato a quattro mani da Brovarone e dal sottoscritto con un occhio all'estetica ma più da ingegnere perché teneva i rapporti con l'ingegnere della terra. Ok, so after this car there was a second prototype made both by Brovarone and the Fioravanti. But it was more of a technical prototype. They looked at it as more of a practical, technical viewpoint rather than just a design study. Prototipo lo finiamo, poi dopo lo riusciamo bene, e non ci piaceva tanto. A noi viene la vita. Però l'ordine del commendatore c'era, aveva fatto fare un telaio apposta, non potevamo distruggerlo. Noi non eravamo tanto soddisfatti perché l'abitabilità c'era, però esteticamente non ci soddisfaceva. Comunque, they finished the second prototype, in Farina they didn't like it. They liked it was very good from a technical point of view. It worked, the spaces worked well, and the technical side was okay, but they didn't like the aesthetic. Presentiamo il prototipo al commendator Ferrari, il quale, come ormai avevo cominciato a conoscerlo, come sua abitudine, non aveva dei giri di frasi. Molto chiaramente ha fatto una faccia insoddisfatta e non piaceva neanche a lui. Ok, so yeah, they presented it to Ferrari and you know, he was very black and white, he made a face and it was obvious he didn't like it. Il senso era, avrete voluto fare il motore centrale, guarda che boiate, cioè il senso era quello lì. Bravi ragazzi, mi avete tanto rotto per farlo e adesso ma okay. So yeah, his reaction was, you wanted to do a mid-engine car, this is the result. It's horrible, what are you gonna do about it? not horrible but not satisfied. No. Meaning is the same. So me and other engineer. Commendatore, is possible to have a transfer the same engine in Italiano? Allora, noi eravamo ben consci del perché non era venuta bene. Abbiamo chiesto, senza mettere parole, dacci il motore trasversale e noi sistemiamo la macchina. They knew why it didn't work. They said, give us a transverse engine and we'll make it work. Il commendatore, che era una persona di una rapidità di decisione inimmaginabile, in tempo reale si voltò e disse, beh, lei preparate un layout col motore trasversale. Ma subito. Okay. Made the decision on the spot, okay, design this engine, I want it done now. E a quei tempi la New era già uscita. Sì.
non era ancora stata presentata la carrozzeria, ma Dallara aveva già nello stand Lamborghini, cioè, noi siamo rimasti fulminati. E poi Dallara era un ex Ferrari, era già stata presentata la Miura con il motore carrozzeriale, quindi insomma, la vuoi bella? E allora lui subito ha detto ben lei motore trasversale, ci ha mandato il nuovo layout meccanico e a quel momento fui incaricato io di fare la carrozzeria, okay, solo io perché aveva detto ma va lì, corre, disegna, avevo già fatto la 250 Le Mans speciale, quella più aerodinamica che batteva quelle della Ferrari, quindi lui aveva di aver già un po' inquadrato e Pininfarina disse ok, questa qui col motore trasversale la disegna, okay, evidentemente ispirato alle precedenti. Right, so you already knew 250 LM speciale, Ginevra 65. So he already knew this design, he knew the way he thought, so he said, okay, you design the new car. E allora io feci questo disegno col motore trasversale. So this is the design that he made, the transversale. E per me questo episodio è importantissimo perché ho capito due cose fondamentali del nostro mestiere. La prima è che non basta una bella idea affascinante presentata con uno schizzo per fare una bella macchina. First one, it's not enough just to have a good design on a piece of paper, a good drawing of a car, to make a good car. La seconda cosa è che lo strumento, una volta a mano o un computer, che rende possibile fare veramente una bella macchina è il disegno con tutte le sezioni che noi chiamiamo piano di forma. Cioè se uno disegna bene questa cosa, quella è la macchina vera. Adesso se mi passa il libro vi faccio vedere un altro esempio. Okay. So the second important thing is that you need to design the car properly in scale, different aspect to produce a decent car. La BV. Io ho disegnato la BV. Questi sono i miei schizzi. Okay, these are the sketches. Affascinanti, io è bravo, bene, però è troppo bassa, è troppo larga, il muro. Quello che ha fatto la macchina giusta è il piano di forma che ho disegnato. Questo rende possibile, se uno ha occhio, fare veramente la realtà. Gli schizzi possono essere una cosa affascinante per far capire più o meno anche i render che si fanno oggi con il computer. Sì, ho capito che è una roba così, però veramente per fare poi bene il vero oggetto si fa un piano di forma, il modello per la galleria del vento, i modelli in scala 1 e poi la macchina che è più bella dello schizzo. Ok, so say the same thing, you make the sketches which were good, but they weren't practical. The nose are too long, the back is too wide. The only way to really make a car is to design, do a technical drawing, and then move on to the physical model, wind tunnel, etc. Yeah. Allora, da questo disegno che ci ho dato il modello in scala 1/4 per le prove di galleria del vento. All'epoca si usavano questi tubi che andavano collegati con tutti dei bucchini sulla superficie per verificare l'andamento delle pressioni. Ok, so from this design, this was the 1-4 model that was made for the wind tunnel.
and all the bits to check the aerodynamics, which they with my hand, obviously. Dopo questo, la prova in galleria, ok, si fa il prototipo. Questo è il terzo prototipo. Allora qui vi farò alcune osservazioni perché c'è il primo provarone, tre quarti anteriore, lato, tre quarti posteriore. Il secondo provarone più un po' di fiore avanti e il terzo, quello poi che è andato in produzione, solo fiore avanti. Ok, so, yeah, these are the three prototypes. The first one is called Provarone, this is the Provarone Fioravanti, and this is Fioravanti, which is the final car that we went into the production. Allora, cosa possiamo osservare? Il primo, estremamente affascinante. No, very fascinating. But, Jim Clark non è bravo. E poi un certo disequilibrio tra il fronte e il dietro, e il dietro con dei fanali corretti dal punto di vista dello stile, ma che non avevano nessun legame con la Ferrari. Ok, so in the first design it's lovely to look at, but when you look more closely you see that the front doesn't fit with the back. The rear lights are nice from a design point of view, but they've got nothing to do with Ferrari. Il secondo, la più grossa modifica è stata questa per far entrare le persone. Okay, so the biggest change of the second prototype was the increase in height so you could actually get in the car. Però sempre col motore longitudinale, quindi una cosa lunghissima che cadeva un po', sempre un po' di disequilibrio tra la parte anteriore e la posteriore, e questa estrema sottigliezza del montante ABC che la rendeva più elegante ma meno sportiva per i miei gusti. Okay. So, this, but even this car, the front and the back are still not quite right. Thin, yes, for his tastes, and it obviously it was quite long because it was longer than the engine, so it still wasn't right. Finalmente arriviamo al motore traversale. Io faccio ancora un po' più in alto perché bisognava vendere tutto molto, ma soprattutto accorcio lo sbalzo, il piero verrei lo sbalzo posteriore e rendo un po' più equilibrate parte anteriore e posteriore facendo il montante C un po' più importante e aggiungo nella parte terminale invece che tre fanalini Ferrari ma derivati dalla 2 più 2 una novità che ho dato io che erano due grossi fanali tondi che durano fino ai giorni nostri. So in the final version, it was made a little bit higher again. It has to be sold in all markets around the world, so it fit everybody. The front and the back were changed, or mainly the back was changed to level out with the front by this little wider area here. And instead of the three Ferrari rear lights, it was a new design. So the 2+2 from the 2+2. So more recent. With the idea of having two bigger light rear lights, which was an innovative design. Sono particolarmente affezionato alla Dino anche perché ho applicato il primo brevetto che ho fatto in tutta la mia vita, io ho fatto tra più di 30,
E nel 64 brevettai dei modi, dei meccanismi per l'apertura delle porte sopra la linea della cintura, in modo da avere, a me piace una cosa semplice e liscia, da avere tutto liscio, sia con asse verticale che con asse orizzontale, come per esempio nella pubblicità. This was another new thing, that the, like simplifying the design, so the design of the first car, is that the other thing I'm making? Okay, the first car with this door opening, the door handle above the line where it normally is. So they satisfied with this, was it patent by him? Sorry? It was patent. Yeah, the first patent that I made. L'ho applicata sulla Daytona, sulla BB, sulla 308, in alcune delle Ferrari che ho disegnato, ma nessun altro chiede di farlo, fino a che dopo 20 anni scadono i brevetti, scaduto il brevetto cominciarono i giapponesi, poi gli americani e per ultimo gli italiani. Ancora oggi, dopo l'Alfa Romeo, c'è la Lancia Y che ha la maniglia sopra la cintura e l'Alfa. Back when it was designed, and nobody wanted to then use this design for 20 years until the pattern ran out. And then they started using the design. Until now, the last year. More than 50 years. Ma quindi la maniglia della porta di una scotta del 156 in parte di Silva è sempre questo brevetto, ma che è così descritto, mesi di apertura porta sopra la linea di cintura con un asse di rotazione orizzontale o verticale. Anzi, il brevetto prima prevede quello verticale perché come la serratura è qua, lei ha una leva lunga, quindi basta far così e si ha. Gloria poca, soldi niente. Didn't have any glory, Sofferenza tremenda a trovare, a far fare, perché quello non c'era da nessuna parte. Ok, so this is the final part of my prototipo. Questo è il prototipo, però quella di produzione che è qua è solo tolte di come. One of the most difficult bits about the interior is I was trying to find this material, this orange material from actually outside of the car. Trying to find someone to make this because they had the idea of what to do, but trying to find the art to do it. E le donne e le macchine erano al massimo della felicità. Beautiful lady, beautiful guy, they were very happy at that time. Naturalmente, anche se col nome Dino era sempre una Ferrari, prima correre ci pensa e farla correre. Allora qui siamo all'area autodromo di Modena, questo è Florini, che seguiva le corse equivalenti, e questo è l'idea di Erbazzi. Ok, adesso, before I forget, Florini e Erbazzi, Modena. Motore più potente, uscite d'aria più grosse e uno spoiler perché vede il signor all'epoca non conoscevamo molto bene l'effetto solo per avere un po' di downforce the front bonnet as you can see the air
questo è un esempio di una decorazione americana, mi pare, non in California, vicino, perché poi le dita correlano. E a me piace molto perché ha una decorazione super semplice ma molto significativa. This is a car that raced in America and they certainly like the design of this car because it's very simple. Successo travolgente, tutti chiedono questa macchina, Europa, America, Giappone, qualcuno ha l'idea di dire perché non l'abbiamo? Ok, big success, the car was a big success, they sold it everywhere, and someone has the idea, why don't we open the car? Che è un classico di una volta soprattutto, molte macchine nascevano chiuse, e poi si diventava una versione aperta o viceversa. Tanto irrobustito il telaio. Ok, so yeah, it's a classic thing. My car was born either closed and then they would open it, or the other way around. So the chassis was strengthened. Il problema era dove mettere il tetto. Allora è un'idea semplice ma significativa. Cominciamo con i disegni. Provarone disegnò un rollbar cromato molto elegante. Io, che sono una persona più semplice, ho detto è un'uscita d'aria, ci vuole lapidarlo. Queste sono delle uscite d'aria. Per me uscita d'aria con le dadine usare per tutti. Fu preferita molto perché l'altra funzione molto elegante però era poco sportiva e poi soprattutto costava meno. Ci sono disegni sui vari libri con un bar cromato, un altro vetro, non era molto strano. Provoroni had the idea of a chrome roll bar area which was very elegant. But more complicated and not as sporty. Questa soluzione di colore vettura con questo rollbar era molto simile alle SP che correvano. E quindi fu scelta. Ma l'idea che ebbi era più importante questa. Dove